Stiamo trasmettendo dal vivo. Bene, allora, benvenuti a questa ripresa della stagione 2020-2021. È la prima serata dal vivo dopo 7 mesi di costrizione, insomma. Però abbiamo cercato durante i mesi primaverili di supplire ai conti dal vivo con questi incontri giovedì. In streaming, per cui abbiamo mantenuto, penso, anzi anche un buon ritmo quasi tutti i giovedì. È stato anche una palestra. In effetti, poi dobbiamo cercare di trarre il buono là dove non si può. Per cui, se prima facevamo le riprese un po' artigianali, abbiamo visto che il nostro canale YouTube consente di conservare, di rivedere diverse serate. E questo è il primo esperimento, quindi saluto anche quelli da casa. Di trasmissione in diretta, perché c'è qualcuno, adesso vedo un paio che si sono collegati, che per ragioni, anche per precauzione, preferiscono seguire a distanza, ma questo in effetti allarga la possibilità potenzialmente a milioni di visualizzazioni. Ci auguriamo che questa in effetti l'esperienza della Casa della Poesia di Milano possa diventare una Casa della Poesia Urbi et Orbi, no? Allora, la serata di oggi nasceva da uno spunto che avremmo dovuto sviluppare in primavera, legata a un libro freschissimo di stampa che è di Tiziano Rossi, Piccola Orchestra. Leggendo il libro, di cui poi parleremo meglio, poi Tiziano leggerà, Antifavole, Dicerie, ho notato la fortissima presenza di animali, di bestie. E allora per associazione mentale mi è venuto in mente Le bestie di Federico Tozzi. Quindi questa sera facciamo questa lettura alternata di due autori, un giovane autore vissuto un secolo fa, perché Federico Tozzi è morto a 37 anni, e un autore invece maturo, esperto, invece contemporaneo e vivente, che è Tiziano Rossi. Il titolo Bestie e dintorni è perché io Federico Tozzi l'ho conosciuto attraverso la citazione che ne aveva fatto Cucchi nell'introduzione al mio libro Bestie e dintorni, appunto citava le bestie di Tozzi, che stasera ho portato così come portafortuna, visto che anche io sono affezionato alle bestie, quindi ho subito visto appunto, insomma, un possibile, no, legame, cioè questa allegoria, questa analogia tra le bestie e la vita degli uomini. D'altronde, ecco, l'utilizzo è antichissimo delle allegorie animali, no? A partire da Esopo, naturalmente, per arrivare, ecco, attraverso infiniti passaggi al Medioevo, Dante, i bestiari medievali, naturalmente, Dante, anche il maestro delle allegorie bestiali, ma anche nel Novecento non possiamo farne a meno, d'altronde, no? Vediamo tutti la fauna avicola di pascoli, la capra di Saba, o gli uccelli appunto di Montale. Questo probabilmente perché il fascino animale, e forse ce ne siamo accorti anche durante il lockdown, quando io a Milano sentivo cinguettare gli uccellini, che sentivo l'odore dell'erba. Quindi c'è stato forse in questa pausa, no, della nostra forzata, un risveglio della natura e degli animali. E, beh, senz'altro appunto abbiamo un comune destino, no? Noi le bestie, una comune natura mortale. Le bestie forse sono un po' più coerenti e prevedibili, forse per questo che si prestano bene a costruire delle similitudini che sono sempre valide, noi invece siamo un po' più mutevoli. Tiziano Rossi, che non avrebbe bisogno di presentazioni, però farò una brevissima presentazione di lui, milanese, classe 1935, quindi abbiamo un'età di tutto rispetto, beh, curatore dell'antologia Poesie Italiane del Novecento con Krum nel 95, che si aggiungeva alle altre, no? Numerose antologie del Novecento di poesia. Ha curato anche alcuni incontri del nostro corso, diciamo, di lettura di poesia, ma poi come poeta, beh, c'è la consacrazione con L'Elefante, che non ho portato con me perché ero già carico, L'Elefante Garzanti, uscito nel 2003 con tutte le poesie di Tiziano Rossi, che quindi raccoglie i libri precedenti che sono usciti
con Mondadori, Guanda, oltre che Garzanti con Mursia. Il primo era La talpa imperfetta del 1968, poi dallo sdrucciolare al rialzarsi, Miele e no, Il movimento dell'adagio, Pare che il paradiso, Gente di corsa, sono tutti titoli, insomma, che danno già un po' la sensazione che sua di un tono leggero, ironico, no? Scanzonato, no? Che già nel titolo. Nel corso della sua esperienza di scrittura c'è stato un graduale, infatti questa è una domanda che vorrei fargli, un passaggio alla poesia in prosa, no? Quindi dal verso alla scrittura in prosa, e qui è in effetti non sono testi poetici, almeno anche se c'è della poesia in questo, ne sono dichiaratamente più delle antifavole, dicerie, però si inserisce in questo percorso che Tiziano ha fatto verso un andamento prosastico. Federico Tozzi, e vi dico qualche parola anche di questo giovane autore, che è stato tanto rivalutato dopo gli anni 60, ma ha faticato a trovare spazio editoriale quando era giovane, ed è stato anzi riconosciuto come uno dei maggiori scrittori del primo Novecento, narratori. Toscano, di Senese, nato nel 1883 e morto nel 1920. I suoi sono dei romanzi. Interessante perché sono romanzi, il più famoso è Con gli occhi chiusi, sono romanzi dell'interiorità pre-psicanalisi, perché giunge alla stessa indagine psicologica dei personaggi, pur non conoscendo, e attraverso percorsi che non sono quelli della psicanalisi. È uno scrittore primitivo, di quelli che hanno appunto tanto talento e sensibilità letteraria, e lo si percepisce attraverso la sua scrittura, tanto apprezzato appunto anche da Pirandello e da altri, e trovano, l'inizio del Novecento è questo, il romanzo dell'esistenza, il romanzo dell'anima. L'anima ha tanta parte in questi suoi romanzi, ma anche nelle prose, che sono in queste bestie. Bestie è un libro di brevi prose, l'impostazione è quella quasi di un diario, tutte scritte in prima persona, quindi c'è l'io narrante che non è l'io autore, che vede in tutte le chiuse degli animali, e sono, per lo più sono dalla avifauna, però ci sono, mi ero segnato, tutti gli animali, sì, ma la lumaca, c'è la vipera, c'è la rana, c'è il ragno, adesso vedi, ho scritto troppo piccolo, quindi non li vedo più, ma ci sono la gallina, si vede che sono passati 7 mesi, il fatto è che vedo meno, la cicala, la lodola è una, perché compaiono raramente due volte lo stesso animale, la lodola invece compare nella prima e nell'ultima, ed è forse appunto l'animale più emblematico, e sono spesso dei riflessi della sua anima, e sono come dei testimoni, a volte scomodi, che il protagonista vorrebbe scacciare in qualche modo, no? Perché come se lo mettessero veramente a nudo. Sono frammenti queste storie possibili, ma anche perché sembrano frammentarie, ma sono anche una sequenza di scorci che ricomposti come un frammento di un io frammentato, un'immagine anche di Pirandello c'è dietro i suoi romanzi, quindi c'è questa comune visione dell'anima che è molteplice, uno, nessuno, 100.000, quindi lo vediamo anche in Tozzi. Poi è una storia, c'è chi l'ha anche definito un poema in prosa di Siena, che ha a che fare con la poesia, certamente appunto il fatto del frammento, del frammentismo che li accomuna al frammentismo vociano, ma la presenza appunto di L'indagine sull'anima, e lì viene in mente Pianissimo di Sbarbaro e altri autori. Non mi dilungo, magari aggiungerò qualcosa dopo leggendo dei testi che per comunità mi sono poi stampato gli stralci, e lascio parola a Tiziano Rossi, magari chiedendogli, prima di leggere, iniziare a leggere, poi ci alterniamo nella lettura, il rapporto che c'è con gli animali, no? Nelle poesie e nelle prose, perché il significato, è un discorso lungo, lo capisco, ma... Sì, è stato tutto il
rapporto con i suoi compagni e modesti testi, possono essere in consonanza con la scienza dell'umanità, cioè fossero amici. Sì, poi tanto ci alterniamo, facciamo i libri. Grazie.
Allora, io alterniamo da Federico Tozzi. Allora, la prima. Che punto sarebbe quello dove si è fermato l'azzurro? Lo sanno le allodole che prima vi si spaziano e poi vengono a buttarsi come pazze vicino a me. Una mi ha proprio rasentato gli occhi, come se avesse avuto il piacere di impaurirsi, così, fuggendo. Che chiarità tranquille per queste campagne, che si mettono stese per stare più comode. Che silenzi là dall'orizzonte dentro di me. La strada per tornare a Siena è là. Vado. Le case si facciano un poco a dietro e quel mendicante non mi cada addosso. Almeno l'altro è seduto per terra. Dio mio, tutte queste case, più in là. Arriverò dove trovare un poco di dolcezza. Dio mio, queste case mi si butteranno addosso, ma una allodola è rimasta chiusa dentro l'anima e la sento svolazzare per escire e la sento cantare. Verso il settentrione, dove di notte l'orsa, dove la luna non va mai. Ora, se anch'io t'amo così, allodoluccia, vuol dire che tu puoi restare dentro la mia anima quanto tu voglia e che vi troverai tanta libertà quanto non ne hai vista dentro l'azzurro. E tu, certo, non andrai mai più. Non fa nemmeno ombra. Esciamo dalle strette delle case e dei tetti. La città si chiude sempre di più, le case sono sempre più vuote e non vi troveremmo niente per noi. Lasciamola qui, questa gente che metterebbe me al manicomio e te dentro una gabbia. Sono le tue ali che tremano oppure il mio cuore? Credo che sia passata la morte in cerca non si sa di chi. Oh, ma la chiuderemo dietro qualcuno di questi cancelli, in uno di quei vicoli senza sfondo, insieme con la spazzatura. A Siena ce ne sono di questi cancelli che nessuno apre mai, perché non servono più a niente. Dalla parte di dietro a qualche orto che nessuno coltiva, di fianco a qualche palazzo disabitato. Questa era appunto quella introduttiva. Piccola pausa, che dopo 5 minuti l'audio non si sente più. Non sentono in questo momento? Purtroppo speriamo, che cercheremo di parlare forte, vedo che qualcuno è collegato, se qualcuno ci sente ci dica che ci sente, mi sembra di essere a scuola, quindi mi sentite? Fate così, solo che non c'è in loro, non possiamo vedervi. No, vedo che c'è qualcuno collegato, ma a scuola ci sono tutte le faccine di quelli collegati, io chiedo, fate così se mi sentite. In questo caso, se mi sentite, scrivete sentiamo. Questo è anche il primo esperimento. Leggo ancora una seconda prosa che ha come protagonista l'usignolo. Io ho sempre avuto poco tempo di voler bene a qualcuno. Quell'estate era così calda che nemmeno in cielo c'era posto per lei. Pareva che il sole si levasse sempre più grande ed era impossibile farsi un'idea di quando sarebbe tramontato. Siepi polverose, cipressi che parevano per seccarsi, alberi morti, saggine e gran turchetti diventati bianchi, fili di ragno così lucenti che parevano di metallo che tagliasse le mani, usci screpolati, botti sfasciate, la terra così dura che non la lavorava più nessuno, i letti dei torrenti senza ribellule con l'erba appassita, salci che non crescevano più, gelsi con la foglia piccola, vomeri lucenti, sassi che scottavano, nuvole rosse come fiamme, stelle cadenti. Una cicala, sopra il nocchio di un olivo, canta. La vedo. Mi ci avvicino in punta di piedi, stando in equilibrio d'una zolla all'altra. La stringo, le stacco la testa. Questa è la cicala. Tiziano. Sì. Vai avanti. Sì. Era il 34. Eh sì.
il campionario di Tozzi ha lodole, orse, petti rosse, piccioni, conigli, rondine, usignoli, mucche, topo, capra, rane, pesce rosso, civetta, pavone, tartaruga, ramarro, galline, canarino, tortora, una vipera, gatta, merlo, civette, un liocorno, agnelli, cardellino, porci, merlo, civette. E poi tra gli insetti un ragnolino, pidocchi, cicala, che è appena staccata la testa, i calabroni, una mosca, farfalle, scarabeo verde, maggiolino, un'ape, vespe, moscerino e baccherozzolo. Queste sono, fatto il campionario dell'elenco di Tozzi. Quindi, scusa se devo, mentre prendevi. Papagallo. L'altro ieri è stato testimone di un episodio agghiacciante, perché dal suo trespolo ha visto due passare e guardare il suo lavoro. E quando trovare un depressione. La visione di un gioco di intelligenza avrebbe voluto invenire con i movimenti, andare con i maledetti del mondo, aspettare un aiuto, a disgraziatamente al suo becco non è luogo, scritta un'unica parola, no, aiuto. Sì, sì. C'è il fulmine in clausola 164. Grazie al nostro sottilevo un grosso fenomeno è il punto in parte e a te, che sempre in virtù del parentesimo, e sarebbe poi anche un invito, cioè l'invito di recarsi alla cultura, non solo a celiatrici, ma avrebbe avuto una sposa. Quando però il giovane si trovava davanti alla cultura della moglie, la ragazza è il massimo della potenza, una sorta di a quel punto con tutta l'anima che non la potenza aveva preso umana perché natura di un figlio, ma certe chiare avrebbero non consentono la cadere di lavoro di tornare a conoscere la prima. Il senso della vicenda è il tacere. Allora, leggo io. Facciamo, sì, leggo l'usignolo che prima mi era scappato, era volato via, e poi le farfalle che fanno più o meno la fine delle cicala. E le farfalle bisogna ucciderle, secondo lui. No, è perché... No, è chiaramente perché è un testimone, cioè, della sua sensibilità. Ci sono tutte immagini allegoriche, come quelle di Tiziano. Ora vediamo l'usignolo, che fine... Anche questa forse. Era dopo mezzanotte. Ogni passo che facevo verso la mia casa pareva che mi troncasse le gambe. E dovevo arrivare a tutti i costi. Io non amavo più la donna che mi aspettava e perciò qualche volta mi soffermavo con gli occhi fissi alle stelle, sentendomi diventare pazzo e cattivo. E già vedevo il tetto della casa nell'ombra di 8 cipressi più suoi che miei, perché niente mi pareva mio all'infuori della donna che non amavo. La mattina dopo avrei avuto la forza di andare via perché il suo pessimo... Cioè, avrei avuto la forza di andare via perché il suo pessimo amore non corrompesse più il mio sangue. Per fortuna non l'avevo sposata
e non volevo più che la sua anima, falsa come due dei suoi denti, sebbene non mi avesse mai tradito, cercasse la mia quando sognavo l'amore che devastava tutta la mia anima. Mi pareva di durar fatica e ad attraversare il chiaro di luna, così silenzioso, tra le ombre delle fronde e quelle delle cancellate dinanzi alle ville. Quando fui presso un pino, sentii un usignolo. Io feci un grido e poi gli tirai un sasso. Avesse avuto un fucile. Lui? No, il te è morto dopo 3 anni, effettivamente, quindi... Ma secondo me non è cattiveria vera. No, è molto... Allora, pagina invece 44, breve, molto... No, poi tengo quelle finale più. La strada dove non sono più stato è quella che mi era piaciuto tanto, forse più delle altre. Già non mi passava nessuno. L'erba era alta, con il muschio così verde che pareva una vernice a olio, sciolta. Sempre l'ombra del muro, altissimo, scrostato, scalcinato. Un'ombra che pareva più pesa del muro, fredda, silenziosa. E di là, a pochi metri di distanza, il sole chiaro e caldo. E le farfalle, che quando si sono prese in mano, bisogna ucciderle. Beh, ma no... Sono è la fragilità, ma sono tutte immagini della sua anima sofferente. Non ce n'è una di... Sì, poi ce li ho. Sì, le tengo per il finale, però. Le tengo per il finale. Così vi lascio. No, meno male che c'è il suo Tiziano, che con questo suo umorismo, che però è sempre una venatura anche amara, no? Però riesce a farci sorridere di più, ecco, di Tozzi. Però poi vi chiedete anche il ruolo però di questo umorismo, che è chiaro che è sempre amaro, perché anche sono immagini anche le tue di situazioni che per analogia in cui ci troviamo noi, no? Cioè, di strade obbligate, di scelte fatte irreversibili come quella. Io però ho trovato in realtà comunque un messaggio etico, cioè d'accordo, non c'è una morale, però percepisco comunque un giudizio, no? No. E che quindi c'è una tensione, no? Anche perché forse, no, questo non c'entra niente, che è comune anche alla tua poesia, però. Sì, però essendo allegorie, no? Automaticamente se li riporta al mondo umano diventano delle chiavi di lettura. Diciamo
come qualunque cosa. Dai, sì. Certo, certo. È vero. Come lo si vede, ecco. Sentiamo, dai, leggi gli altri due testi. Marmotta, pagina 160. Marmotta. Una mattina incontrò San Vecchio da larga austera, stava inamminandosi verso la sommità di un'altra montagna. Io, disse da San Vecchio, sono un amante, un conoscitore dei nemi e delle cime. Procederò sempre più su, perché sono in ascendere e anche un problema di spirituale. La parola voleva persuaderlo a non esagerare, ma la sua bocca uscì solo un confuso e la Salvecco proseguì la sua ardua salita dove l'alde camminava di stupenda. Lo dicevo bene ora, però, ma la parola di un verso agghiacciante e non schianto. La scelta Salvecco che infatti caduto dalla vetta. Allora, che la lingua della marmotta infine si sciolse, mancando con chiarezza precipitosamente. Umoristicamente per me. Allora io la leggi ancora tu, poi dopo. Biscia. Il comportamento della vita Teodora non si potrebbe definire assolutamente scritto. Il carattere molto vivace. Un giorno lei ritorna alla cucina di un albergo. In una padella, volendo farsi passare per una villa, ma ovviamente fu scoperta e riconosciuta dal cuoco, la minacciò con un messo. Un'altra volta si mise in testa di finire, che sentiamo da parte per salutare il contadino. A questo, buon conoscitore di letti, cacciava la vita con di sopra. Ancora un esempio. Ficcandosi in un certo gusto estetico, volle padroneggiarsi da quell'anno. Si avvolse perciò intorno al mese del collo della bambina di Giuda. Certo, io poi le ripeto le regole. Certo, però volevo chiederti che ogni racconto, ogni prosa ha come protagonista un animale. Ogni animale ha un nome. Allora, prima, a parte adesso Teodora mi è venuto in mente, Teodora cercava una puttana che andava con tutti gli schiavi. Allora voglio capire l'origine dei nomi, perché questo. Se, cioè, se la scelta dei nomi è casuale oppure c'è dietro un pensiero, un ragionamento. Penso a Simenone, che prendeva l'elenco telefonico, essendoci tanti personaggi del romanzo, sceglieva i nomi più o meno più simpatici. Nel tuo caso invece la nascita di questi nomi tecnico che altro sceglie i nomi poco comuni, ecco, Domitina, infatti ho sentito, no? Giovanna, Francesca. Forse ricordare che non ci spicco la gioia del personale, ma si sa che posso fare? Certo. Per tornare alla rotta, che sì. Poi riesce, è sempre là perché dove appunto lo stanno detto muore, sì. Dove lei riesce a parlare. Sì.
c'è quell'altro racconto della Bibbia che dice invece che la tigre mangiatrice d'uomini. Ecco, la mangiatrice d'uomini entra nella capanna e dice adesso ti mangio, la persona che è dentro dice, cambia voce, dice io sono una donna, se tu sei mangiatrice d'uomini io sono una donna e tutto che puoi mangiare e se ne va via. Sì. Allora questo qua mi fa pensare. E qua si parla poi anche del problema della lingua, l'etimologia, che cosa si può dire su queste incomprensioni in un certo senso, cioè hanno a che fare anche con lo scrivere, per esempio, la scrittura. Le parole hanno una loro potenza, anche quando sono mal interpretate. Di creare attorno a parte dedicata al linguaggio. Un po' cosa succede per esempio quando una persona ignorante si inventa delle tipologie costanti, cioè un personaggio non si intende a fare un linguista e crede di trovare l'origine di fare un certo parola, per esempio crepuscolo perché crepa il giorno pure tre la notte non va lo stato per quelle para etimologie varroniane quelle una sorta di quando le arricchisce, anche se non sono associazioni vere, fondate, sono comunque qualcos'altro. La poesia è spesso in questo senso. Parla di variarsi, perché le variarsi possono pensarti verso un ulteriore campo di significato, più di un termine. No, che tra l'altro appunto nella psicanalisi, no? Per quel poco che cioè il gioco l'associazione delle parole, quindi c'è sempre un qualche cosa, c'è sempre un segnale. Ora vi leggo dei quadretti più sereni. Questo che è un bellissimo quadro bucolico con una chiusa un po' sorprendente, con anche per associazioni mentali, era di settembre e l'uva cominciava a maturare, ma i chicchi parevano trasparenti quando i raggi del sole entravano tra i pampini. Ero in mezzo a una vallata, vicino ai pioppi, tutti contorti di un borro. Mi pareva che la vallata si sollevasse su, attratta dalle due colline piene di uliveti e di vigne. Le pesche erano mature e pensavo di mangiarne almeno una, ma esitavo a muovermi. Tra due viti vidi una ragnatela, era un poco umida e mi venne voglia di toccarla con la punta di un dito, ma senza romperla. La peluria della prima donna che io ebbi non era così morbida. Questa invece. Sì, c'è sempre. Il segreto è che c'è sempre una chiusura, un fulmen in clausola, no? C'è una chiusura efficace. Anche questa è anche molto breve. O ciliegie, sapore del maggio. Farei ridere se raccontassi quanto le amo, ora che non ho altro da amare. E io per poco non mi crederei sciocco. Ma la mia bocca è cieca. E non è fatta che per mangiare.
mettete un piatto grande di ciliegie sopra la mia anima. Non le lasciate troppo maturare, perché le passere le beccano tutte. Sì, è un mondo per conto loro. Non lo so, in effetti le biografie non è andato al fronte. No. Non lui ha avuto una conversione religiosa, in realtà. Non lui ha avuto una forte conversione religiosa, in realtà qui c'è una forte tensione religiosa anche nei suoi romanzi. Quindi ha una... sì. Però al di là di quello, le tre croci il romanzo che vi segnalo. Sì. Ecco ancora una breve. Ricordo sempre queste sensazioni. Dopo la scuola, attraversare il corridoio del seminario, fresco ed annaffiato allora, l'attesa di un rimprovero, la prima comunione, parole alla fidanzata, un campo troppo verde, un'ape che esce da un fiore senza che mi fossi avvisto che c'era. E qui si è molto vicino alla poesia, sembra queste sì. Ma la cosa abbandonata è tardo e il figlio andava correndo da tanto tempo questo tavolo senza prendersi perché non apprezzavo il legno, forse di modesto eppure non si concedeva il riposo a casa e la catifera. Ogni corsi era disgregato, la polvere e il buio la facevano da terrore, e a parte il debole tutto era silenzio, ma il regno non si interrompeva mai. Rosicchiava e rosicchiava nella speranza che qualcuno, tornasse ad avvitare per la messa di coppa. Avrebbe voluto che in qualche modo si potesse salire, magari che si facesse anche un po' di chiasso. Suo era in fondo un'invocazione. Grazie, Dante. Detto Bagnolo, un contadino proprietario di un piccolo appezzamento, si parla grande, si imbatte casualmente in uno di quei insetti verdi, saltamercanti, che spostandosi a smisurati stormi, cadono sui raccolti e in pochissimo tempo li divorano. Da trasformare i canti in venti. I balocchi, ricorrendo anche alle lacrime, pregò per la desistona perché ormai prossime a colpire, risparmiassero per poco che fosse viva. Cara cavalletta, la rimuovò, fa che il mio frumento non venga distrutto, o morirò di fame. L'insetto che in medico non al sole ascoltò pazientemente quelle parole, ma poco dopo ritornò insieme a un milione di sue simili, tutte voracissime. In giro di un quarto d'ora il cielo si trova un po' in una distesa arida e squallida. Il panorama si è lasciato sperare. Ma proprio per l'animaletto,
tra gli innumerevoli e ingordi complici. Ignorante, noi non siamo parolette, siamo buste. Posso collegarmi alle cavallette? Quello che vedo e penso è come se lo leggessi. Leggerò forse fino a stasera, ma il libro non lo chiuderò. Resterà aperto tutta la notte e troverò i sogni sulle pagine come se fossero figure. Invece no. Allora percepisco solo le cose che stanno vicino a me e, perché sono seduto sotto la mia pergola, mi metto a guardare un pampino, forse uno dei più larghi, perché non capisco quel che fo. Lo strappo dal tralcio e lo butto dietro di me, di là dal pancone verniciato di verde. Il sole, tra gli altri pampini, taglia gli occhi con i suoi pezzetti di vetro. Una cavalletta mi salta su una mano. Nel bosco cerco l'albero, che è tagliato a bara, imputridirà sottoterra con me. Gli voglio tanto bene. Forse è quello dove ora c'è sopra un merlo. E poi lui c'è anche un animale fantastico, il liocorno. Tutti gli altri sono reali. Io mi ero messo in testa di trovare il violoncello che udivo tra gli alberi del bosco. Quando tira vento non sta più zitto niente. Credevo che fosse a pochi passi da me e allora andavo là quasi di corsa. Non c'era più. Più lontano ora, ma distante da me quanto prima. Andavo lo stesso, nemmeno. Sempre vicino a me, ma non dovevo vederlo né trovarlo mai. Così sul fiume il riflesso del sole camminava sempre avanti a me, e dove era stato prima l'acqua tornava ombra turchina, senza che vi fosse nessuna traccia di quell'incendio finto. Così i monti non erano più azzurri quando, dopo mezza giornata di strada, vi ero giunto, e allora vedevo altri monti, ma era inutile che io camminassi apposta per questo. Così le onde che il vento faceva sopra il prato, dove ero io, attorno alle mie gambe, tutto era fermo per me. Così i miei sogni, quando mi sono destato. Né da vicino ho mai potuto guardare la trasparenza violacea che aveva un piccolo padule del fiume. Non c'era più. Così da ragazzo. L'eco della mia voce, un'altra voce, ma senza anima. Così i pappi di certi fiori, quando volevo portarli in mano. Il violoncello del bosco l'avrei voluto comprare per darmi l'aria di essere ricco e suonarlo i giorni di festa della mia anima, ammaestrando un liocorno color di carta bianca che prenderei da qualche favola vecchia. Voce Tiziano Rossi. Poco la divenendo
tanto da andare d'accordo anche con un ballo cagnaccio di fronte. Un giorno il contadino ha preso addirittura un braccio, perché quella si diventasse. A quello corso di tempo del suo cascinale. Ma allora la pace poteva lungo svegliare lassù. questa è un percorso, torno diciamo all'anima, no? Questa è sintetica, proprio la mia anima inizia così e con finale tranquillo, ecco, per tranquillizzare la mia anima. Per aver dovuto vivere a Siena sarà triste per sempre, piange. Pure che io abbia dimenticato le piazze dove il sole è peggio dell'acqua dentro un pozzo e dove ci si tormenta fino alla disperazione. Ma i miei brividi al tremolio bianco degli olivi, e quando io stavo fermo anche più di un'ora senza saper perché, allo svolto di una strada, e la gente mi passava accanto, mi pareva di non vederla nemmeno. Città dove la mia anima chiedeva l'elemosina, ma non alla gente. Città il cui azzurro mi pareva sangue. Dal podere le mie viti scendevano fino a una sua strada e l'anima di quella che sarà per sempre la mia fidanzata mi teneva compagnia nel silenzio folle. E qualche mia parola, che le scrivevo in fretta, era stata il mio respiro più di una lunga settimana. Siena, da sotto il mio ciliegio, pareva un arco che non si potesse aprire di più e le sue case, giù per le sue strade a pendio, parevano frane che mi mettevano paura, con i tetti legati dall'edere cresciute su per le mura della cinta, le mura che non si apriranno mai. Ed io allora andavo a guardare la città da un'altra parte, quasi da quella opposta, dalla porta ovile, e vedevo i suoi orti squadrati entrare con un angolo più alto degli altri, tra le case più rade, oppure l'uno appresso all'altro, parsi largo e posto, ma fermati da una fila di cipressi la cui ombra oscurava il verde dell'erba, e qualche pesco fiorire e maturare accanto alle campane di una chiesola, e qualche olivo chiamarsi dietro tutta la campagna soave che impallidiva lontano, rasente i monti chiarissimi, talvolta più luminosa del sole, con una tenerezza che mi commuoveva. E se guardavo la città da un'altra altura, da via Agnanone, le voci degli uccelli s'allargavano nell'azzurro come il vento, e tal'altra volta le campane tutte insieme parevano un'armonia discorde e mi veniva voglia di morire subito. Le rose dei giardini, senza colore, senza profumo, la cingevano tutta, le finestre erano aperte. Da parecchie miglia lontano io vedevo invece le sue torri come tizi ritti che si spegnevano ultimi nella cenere del crepuscolo. E temporali, con tutto il cielo nero addosso, pareva che i lampi la dovessero schiantare. Ma dopo l'aria era più fresca, si respirava meglio, gli uccelli la varcavano a frotte e il sole la rasciugava. Perché, dunque, io vi soffrivo? Perché la mia anima
non v'è mai voluta stare. Lo sapeva, forse, quella mia tartaruga che riuscì a tenere chiusa in una casa una sera e la mattina dopo non la trovai più. E qui sente la consonante con Sbarbaro, con Corazzini, il pianto. Sì. 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 Sì, qua sono tutti una serie di scorci tutto attorno a Siena, effettivamente. Cioè Siena è la città attorno a cui si ambientano tutte le sue prose. Queste sono chiuso uscito. Sì, cioè, questo è stato il primo, uscito nel 17, con gli occhi chiusi, è uscito forse proprio nel 20. Poi ci sono un po' di romanzi usciti postumi, perché... Sì. Siete tante prospettive. E chiuderei, visto che è l'ultima prosa delle bestie, e che riprende l'allodola. Sono solo tre righe. Ci si sta così bene a piangere con la faccia sull'erba fresca, che arriva fino all'anima. L'allodola piglia la mia anima. Sì, anche col mondo animale. Allora, vedi se Tiziano legge ancora uno. Allora, il cane lupo. Questo bestie e dintorni, perché è diviso in due parti, bestie e dintorni, dove io vedo un po'... cerco di ricostruire attraverso delle immagini frammentari una sorta di mosaico, no? Dell'esistenza. E le bestie sono, affettuosamente ci sono animali e ci sono personaggi femminili, ugualmente bestie, ma nell'accezione positiva. Nel senso, come esseri dotati di un'anima, no? Anzi, forse più umani degli umani. E dintorni sono i paesaggi in cui queste anime si muovono. E il cane lupo, chiaramente l'antefatto è... passeggiavo sotto dei sotto dei portici, e c'era un mendicante che era stato cacciato malomodo da un commesso di un negozio, e visto che tutti lo guardavano un po' male, anche questo commesso si è giustificato dicendo ha fatto un lago così l'altra sera, e quindi qui è quella, e lui ha detto che era stato un cane lupo. Il cane lupo, un pelo grigio lupo è un canto addosso alla folla, li sostiene il suono di una fisarmonica, logoro di anni, note gettate dall'alto nel cappello insieme alle monete. Grida il vecchio cane e gli brillano gli occhi e ridono di scherno nel ricordo di una bottiglia buona, di una vita, di un altro teatro. La gente sorride e procede. La vetrina copre i rumori. Il cane abbaia qualcosa a una signora, ubriacato di musica, e non sente il freddo, sembra, ma guarda le facce, i capelli, i baffi e il disappunto. Canta in mezzo alla platea, prima del buio, quello che vede, e suona per non guardarsi. Ieri sera, dalla vetrina, un cane lupo ha fatto un lago. Allora, la farfalla... No, la farfalla fa la fine che fanno tutte le cose nel tempo, no? Quindi non è truce. No. Come noi. Dura più di un giorno. Si dice che dura un giorno, in realtà dura anche qualche settimana. Però sì, nell'immaginario è effimera, si dura un giorno solo, ma scoperto che vivono un po' più a lungo. Meglio per loro, ecco. Vola a dispetto del vento,
fugace ricordo a scampare, la vita è l'eterno, si perde nell'antro del cielo e carezza l'altezza del gorgo, leggera, in braccio alla sorte. Le ali perse nel cobalto richiamano tinte irreali, rubino, screziato vermiglio e pallori verdi di germogli, colori d'estate e di fuoco. Si posa, lontana, invisibile, accanto a mille altri petali, in seno ai flutti giocosi del mare, e scende in silenzio, ricordo ormai di ricordo, tra i fiori sfioriti dal tempo che sanno di antico, si ascoltano muti. Era un po' la metafora del ricordo. Grazie. E io colgo l'occasione per farti un po' una domanda di quelle complicate, no? No, è interessante perché il passaggio dalla la poesia in prosa non è un'invenzione di questo secolo, diciamo Baudelaire, ma prima ancora di Baudelaire, il poema in prosa. E volevo capire come la vedevi tu, la tua prospettiva, essendo tu passato nella poesia sempre più verso un andamento prosastico. Cosa c'è, come, quindi aiutaci, no? Cosa c'è quando la poesia può vivere, no? Anche al di fuori del verso, e quando a volte certi versi che sembrano tali non hanno, invece sono prosa. Ok, basta, poi dopo. La prosa deve essere considerata come un'ampia manifestazione una concentrazione. Per quanto riguarda la prosa poetica, certe volte una constatazione valore. Grazie.
c'è nessun solo movimento che può preparare ragioni delle pagine di magari non lo sei, però anche se non c'è nessuna come dire sconvolgimento del tempo, quello che ho detto vale una cifra. Per dirla in prosa. Sì, certo. Sempre parlando di buona prosa, di buona poesia, lasciamo perdere quello che non è buono. A me la toccano due corde diverse dell'anima. La prosa mi tocca di più la mente, la consapevolezza delle esperienze di vita, la prosa mi porta più consapevolezza. La poesia mi porta fuori dalla realtà, dalla consapevolezza, dalla concretezza. Mi tocca proprio due dimensioni diverse del mio io. Una razionale, una più razionale, l'altra più razionale, esperienziale, eccetera. L'altra quasi sublimare. In effetti. Sempre quando. Cioè, sì, sì, poi il valore connotativo della poesia che appunto che crea in ciascun lettore una diversa immagine rispetto alla prosa che invece è denotativa, quindi fatta deve essere chiara, univoca in qualche modo. Aveva fatto gli strati delle parti dalla concretezza scultura, musica, poesia, e poi c'era un'astrazione completa. Ma c'è da un sacco d'altro, cioè, ci sono dei mondi in te, cioè non ci sono tanto. Perché alcune prove a volte che di nuovo mi portano verso le relazioni o fuori strada. Bene, intanto continuo a salutare quelli che ci vedono e ci vedranno. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, poi una ho apprezzato molto queste letture di testi ispirati agli animali. Noi ci dimentichiamo che gli esseri umani facciamo parte della specie animale. Ah sì, noi siamo una scimmia nuda. E Tiziano a distinguere all'inizio che la conoscenza degli animali, fare una frase del genere, e non parliamo del linguaggio degli animali, la conoscenza del mondo. In realtà noi siamo animali. Sì, è difficile parlare con una formica. Come? È difficile parlare con una formica. Sì, d'accordo. Però c'è tutta un'altra gamma di animali, magari mammiferi, piuttosto che volare. Cioè, noi cerchiamo di staccarci, ma non è vero, noi facciamo parte del mondo animale, non dobbiamo dimenticare. No, ma forse per questo che appunto gli animali sono così presenti anche in letteratura, no? Proprio perché c'è questa affinità, anzi forse perché sono un metro di paragone che ci ricorda, essendo l'animale sempre piuttosto coerente, uguale a se stesso, è un esempio di coerenza. L'uomo invece è più cangiante, cioè l'uomo nel tempo cambia, invece normale, gli animali hanno una loro una grande, diciamo, comunanza con la specie di cui è certo. Parte, però noi ignoriamo i modi,
Non per niente l'etologia è una scienza recente, lo studio del comportamento degli animali, perché noi sempre li vediamo dalla nostra ottica. Antropocentrica. Sembra che le piante comunichino tra loro attraverso il sistema radicale, eccetera, verso noi esseri umani parliamo per ignoranza. È bene aprire questa stagione con le bestie, per vari motivi, anche per motivi metafisici, che l'energia cosmica prende molte forme, al di là delle stelle, al di là di elementi sublimi, ci sono queste milioni di creature incredibili, quante forme di cani esistono. Sempre meravigliato un cane, ma una cosa. Cioè, le bestie sono milioni di tipi di esseri. Avevo una collega, Maria, che aveva scoperto uno scarabeo unico e ha dato il suo nome, che era orgogliosissima, perché ha dato il nome a questa bestia particolare. Era l'unica ad avere quattro antenne. No? E noi la prendevamo un po' in giro perché lei era orgogliosissima e nel suo ufficio all'università sotto una campana di vetro c'era questa questione e lei diceva sempre al dinero: per favore non lo faccia morire, dia un po' di insalata, no? Allora quando tornavamo a settembre ancora vivo il Baccherozzo, e c'è vivo, ancora vivo, anzi è ingrassato. Comunque, il fatto è che non c'è un essere umano uguale all'altro, pur tuttavia siamo esseri umani, ci sono parole astratte, e così sono tutte parole astratte, lupo, l'agnello, eccetera, perché sono tanti tipi di lupo. La cosa curiosa è che la parola poetica e quella narrativa riesce a dare la differenza, no? Di uno speciale tipo di formica, speciale tipo di... E questa è la meraviglia della scrittura, no? Quindi l'apertura con la scrittura che celebra la differenza mi sembra importantissimo. E questo è importante per le relazioni umane, e non solo la differenza tra uomo e donna, ma ogni donna è diversa, ogni uomo è diverso. E questa enorme differenza crea una ricchezza di energia incredibile che probabilmente, almeno mi sembra, che soltanto la prosa e la poesia possono celebrare in modo distaccato, estetico, visto da fuori, no? Perché noi lo viviamo da dentro, no? Quindi ecco, è stata una bellissima serata e quindi spero che siamo tutti felici. Vi ringrazio, spero. Grazie, dobbiamo che sareste presente a questa ripresa. Riprenderemo il prossimo appuntamento tra due settimane, sono tre gli appuntamenti di ottobre, quindi il 15 di ottobre sarà Mussapi che legge Poesie per Luigi, una serie di una lettura in onore dell'amico Luigi Spagnolo che è mancato a giugno, non per il coronavirus ma senz'altro non ha aiutato questa circostanza il sistema sanitario, e invece a fine ottobre Carmela Pistillo su Rimbaud. E quindi abbiamo quest'altra, quindi abbiamo tre serate forti, quindi vi aspettiamo tra due settimane. E questo sistema della prenotazione spero che l'abbiate trovato facile, ecco, lo manteniamo così che chi arriva da lontano è sicuro che trova il posto nel caso. Ci saranno comunque un po' di posti a disposizione per chi si vuole mettere in coda nel caso. Bene, grazie, a presto.